C'era una volta un piccolo paese, in questo piccolo paese c'era un piccolo fornaio. Il piccolo fornaio era uno che non lavorava da poco e tanto il giusto, era un bravo cittadino. Era di domenica e non lavorava. Poi pensò, vabbè, magari faccio un lavoretto extra, me vado al forno, faccio la pagnotta di pane, così oggi abbiamo il pane fresco, caldo, e poi il pane quando è caldo è fresco. Quindi si mette la strada tutta la scarpa, con tutte le fiamme, arriva il piccolo forno, fa una bella pagnotta, lavora un'oretta. Dopodiché torna verso casa, contento che c'è il suo pane. Ma incontra per strada il piccolo salumiere, che guarda caso anche il piccolo salumiere lavorava nel piccolo paese quel giorno. Disse: piccolo fornaio, ma che fai? Mangi il pane senza il salame? Il salame si chiama companatico, è buono, col companatico ci sta proprio azzeccato, si chiama così perché sta bene col pane. Dovresti un po' di salame? Ma non c'ho i soldi, disse il piccolo panettiere, il piccolo fornaio. Ma io non ti chiedo i soldi, se tu mi dai la pagnotta di pane, io in cambio ti do il salame. Vabbè, ti do la pagnotta di pane, poi io rimango senza pane, e che companatico è se non c'è il pane che ti do a te? Ma no! Disse il piccolo salumiere. Il piccolo paese è un piccolo paese capitalista. E in un piccolo paese capitalista, chi lavora produce e chi produce consuma. Capito? Capì il piccolo fornaio. Intese. E corse al forno e fece un'altra pagnotta di pane. Certo, non era proprio felice felice perché era domenica e lui voleva starsene a casa a non fare niente, a guardare la partita. Aveva lavorato 2 ore, però era contento perché c'erano 2 pagnotte di pane. Una se la sarebbe portata a casa, l'altra l'ha detta al salumiere che in cambio gli detta un po' di salame. Felice si è andato verso casa, ma lungo la strada incontrò il piccolo oste che disse, pure lui stranamente, il piccolo paese era un piccolo paese molto industrioso, e disse: ma che fai? Mangi pane e salame e non ci bevi un goccio di vino sopra? Come diceva mia nonna, ma che fai? Muri a secco? Lavoresti un po' di vino? Magari, disse lui, ma non c'ho i soldi per comprarlo il vino, c'è a malapena c'è pane e salame, ma io non ti sto chiedendo dei soldi, il baratto, facciamo il baratto, no? E, se tu gli dai pane e salame, io in cambio ti do un fiasco di vino. Se ti do pane e salame, poi rimango senza pane e senza salame, che ci faccio con il vino? Ma io non voglio il tuo pane e salame, io voglio pane e salame. Il piccolo paese è un piccolo paese capitalista. Chi lavora produce, e chi produce consuma, capito? Produce e consuma, capisci? Produci e poi consumi. Giusto, disse il piccolo fornaio, questa cosa già l'aveva sentita. Corse al forno, lavorò altre 2 ore, fece 2 pagnotte di pane. Con una pagnotta ci prese altro salame, e con l'altra pagnotta e il salame che gli aveva dato il salumiere, in cambio ci prese il fiasco di vino. Era felice il piccolo fornaio, perché adesso c'era pane, salame e anche un fiasco di vino. Un po' gli rodeva perché ha lavorato mezza giornata, però era contento e tornava a casa per pranzo. Lungo la strada incontrò il piccolo sarto, che gli disse: piccolo fornaio, pure il piccolo sarto lavorava di domenica, il piccolo paese. Disse il piccolo sarto al piccolo fornaio: ma c'hai da mangiare e da bere? E vesti con questo vestito vecchio? Ti piacerebbe avere un bel vestito nuovo? Sì, disse. Poi peraltro oggi è domenica e io non c'ho manco il vestito della domenica. Cioè non è che sia indispensabile, però che vuol dire? Non è che possiamo lavorare sempre per cose indispensabili, no? Ma anche per un po' di piacere, per la nostra bellezza, no? Sì, mi piacerebbe averlo, ma non c'ho i soldi per comprarlo. No, io non te lo faccio pagare, ti faccio questo favore. È l'ora di pranzo. Se tu mi dai, credo, pane, salame, un bel fiasco di vino, io ti faccio un bel vestito. Sì, bello, sì, ti do pane, salame, un fiasco di vino, torno a casa vestito per bene e non mi mangio niente. No, io non voglio il tuo pranzo, io voglio un pranzo per me. Capito? Il piccolo paese è un piccolo paese capitalista. Chi produce, capito? Lavorando, consuma, capito? Produce e poi consumi. Giusto, disse il piccolo fornaio, che si era presa anche un po' con se stesso, con la propria testa bagata, che questa cosa non ci aveva pensato. Corse al forno, lavorò un'altra mezza giornata, fece tanto pane per avere salame, e pane e salame per avere il vino, e pane, salame e vino per avere in cambio un bel vestito. Tornò a casa, vestito per bene, e col pranzo per me era diventato una cena. Però era contento, stanco, gli rodeva il culo un po', ma era contento. Anche se poi il giorno dopo sarebbe dovuto comunque andare a lavorare, ma era contento. Entrò dentro casa, si mise seduto, stava per incominciare a mangiare quando la moglie gli disse: ma dovevi stare fuori un'oretta per tornare con la pagnotta di pane? Io sono contento che torni con pane, salame, vino, vestito con il signore. Ma io che mi mangio? Giusto, disse lui. Esatto, è vero. E pensò al piccolo paese, al capitalismo del piccolo paese, a questo capitalismo buono che dà delle prospettive, delle possibilità anche a uno che è un piccolo fornaio. E disse: non devi mangiare il mio me lo mangio io, il vestito mio me lo tengo io. Corse al forno, lavorò tutta la notte per fare tanto pane per avere pane e salame per avere il vino, pane e salame e vino per avere un altro bel vestito per la moglie. Tornò a casa, con una cena per me era diventata colazione. Si mise a letto, che era stanco morto. La mattina dopo era morto e basta. Allora la moglie, quando lo trovò morto, chiamò il piccolo prete, il piccolo becchino, il piccolo paese che arrivarono,
e constatarono la morte di questo fornaio e dissero: beh, ci spiace che sia morto, però vediamo che voi sapete da mangiare. E disse il piccolo prete: anche noi piccoli preti mangiamo, e vedo che siete vestiti bene, disse il piccolo becchino, anche noi ci dobbiamo vestire in qualche maniera, insomma, anche noi abbiamo la nostra dignità. La piccola moglie del piccolo fornaio comprese, si mise la strada sotto le scarpe e andò a lavorare al forno del piccolo marito morto, e lungo la strada c'erano piccoli maestri, piccoli soldati, e piccoli lavoratori precari, piccoli tassisti, e tutti fischiettavano e canticchiavano una famosa canzone in quel periodo del piccolo paese, che per appunto diceva: produce e consuma, diceva la canzone, produce e consuma, diceva produci, consuma, crema.